La giornata delle nostre bufale inizia presto. Si inizia alle 3 del mattino, con la prima delle due mungiture giornaliere. Il loro benessere passa dall'attenzione con cui ci prendiamo cura di loro tutti i giorni. La mungitura viene realizzata attraverso sistemi automatizzati, in grado di rilevare sia la qualità del latte che lo stato di salute di ogni esemplare. Ma lavorare, si sa, mette appetito, e mangiare fa venire sonno. Ecco quindi che al pasto giornaliero segue il meritato pisolino, rigorosamente in lettiere di sola paglia, cambiate quotidianamente. Poco più tardi a Ragusa, tra le mura del nostro caseificio, i nostri ragazzi iniziano la loro giornata, scaricando in grandi vasche il latte giunto dall'azienda. Dopo averlo riscaldato, l'aggiunta del siero innesto avvia il processo di coagulazione. Quindi il latte viene lasciato riposare. La cagliata ottenuta dal processo di coagulazione viene successivamente rotta in grumi di qualche centimetro. Mentre la cagliata è generata dalle proteine del latte precipitate sul fondo, la ricotta è invece prodotta coagulando le proteine del siero. Dopo un'ulteriore pausa, quando la cagliata è matura, viene divisa in grandi fette e posta a spurgare su un apposito tavolo in acciaio. Dopo averla macinata, viene aggiunta dell'acqua bollente. Il tutto viene impastato con l'ausilio di un bastone, finché non si ottiene la giusta consistenza. La pasta filata deve essere sufficientemente elastica, omogenea e lucida. Una volta pronta, viene versata nella formatrice per ottenere le varie pezzature di mozzarella. Le mozzarelle così prodotte vengono immerse in salamoia, una soluzione di acqua e sale. Dalla pasta filata si realizzano anche spezzate a mano, caciotte, trecce e burrate. È così che ogni mattina, ancora prima dell'alba, trasformiamo il prezioso latte di bufala proveniente dal nostro allevamento in freschissima mozzarella. Fresca, buona, Bubalus.